Ciao ragazzi, come state innanzitutto? Siamo bene, molto bene. Siamo molto bene. Siamo coordinate, formaggino mio e... Sì, no, siamo in forma, ieri è uscito il videoclip, quindi siamo molto, molto positive, insomma, finalmente siamo tornate alla civiltà e alla musica, sì, quindi sì. Meglio di così. Sì, a proposito del singolo, era un singolo un po' telefonato, no? Si dice a Roma, nel senso che tutti forse prima o poi aspettavano l'appuntamento col singolo Donatella. Come è andata la produzione del disco? E... Allora, diciamo che se lo aspettavano in molti tranne che noi, nel senso che effettivamente tante persone da X Factor ad ora ci avevano detto: ma come mai non avete pensato a nulla con Donatella Rettore? Ma purtroppo noi non avevamo avuto modo di conoscerla e speravamo, e quando mi dicevano così dicevo: non voglio dire che sono una sfigata, ma meno. Sì, sono una sfigata, non la conosco, insomma, non sì, ancora avevamo come contattare. Fondamentalmente noi eravamo, cioè, anche da X Factor, quando tale era palese, no? Che la nuova tale Rettore. Quindi abbiamo detto, cioè, andare ulteriormente a rincorrere noi, era, cioè, sentivamo anche un po' imbarazzati. Quindi era anche un sogno, poi quando l'abbiamo vista all'ultimo puntata del episodio di Campo, si è detto, ah, cavolo, è fatta! Grazie a Dio, è arrivato il giorno che aspettavamo da tempo, quindi era bellissimo. No, poi lei si è resa veramente molto disponibile, noi l'abbiamo chiesto di poter collaborare, insomma ci abbiamo provato e lei ha accettato subito, quindi questa collaborazione è andata in modo molto spontaneo, non ci aspettavamo neanche noi. Beh, lei nel comunicato ha fatto un sacco di complimenti, ha detto che aveva seguito da X Factor quando avevate fatto la mette, quindi sì. Sì, non era stupendissimo. Sì, infatti poi tra l'altro è la rivisitazione del pezzo in chiave nostra, era una cosa che volevamo fare da tempo, non ci sono tante cover onestamente che farei, non perché io odi le cover, però noi caratterialmente amiamo usare, quindi automaticamente fare robe nostre. Sì, che ci rappresentano. La cover è una cosa che noi avevamo sempre abbandonato come scelta, tranne in questo caso che era veramente un connubio che mi faceva respirare aria nuova, pur essendo un cover anni 80. E invece la collaborazione con Tommy V, che si è occupata appunto del... Sì, esatto, Tommy V, Mauro Ferrucci, Keller hanno prodotto insomma il tutto, e secondo me è andato veramente l'ondata fresca di... Noi ci abbiamo messo del nostro, sì, nel diciamo che non sono neanche malissimo, quindi c'è stato con piacere registrare nel studio di no. Questo sì. Mi dire. No, dico, oh senti, allora va bene il lavoro, però gli occhi non l'hanno fatto, allora no. Sono molto simpatici, dei grandi professionisti, ma... Un po' di meno. Sì, perché lei lo sembra, le volte canta, canticchia, ma si guarda intorno, Non è giusto. No, io sono se non è vero. Consenti. No, però sono dei grandi professionisti, è andato secondo me una ventata veramente fresca al pezzo. Il video anche, quindi diciamo il connubio, volente o nolente, è diventato fresco così. Tutto alla grande, non ce la buffiamo, ma... A proposito di futuro, ecco, diciamo così, voi avete detto che questo singolo è un regalo per i fan, anche sì, un sì. po', ma avete nel cassetto un progetto discografico, state lavorando? Sì, abbiamo tantissimi pezzi, a dire la verità, che ci portiamo dietro da un anno e mezzo, che abbiamo scritto, arrangiato, praticamente quasi finiti, però questo era un qualcosa in più che volevamo dare a loro, usciti dall'isola, anche perché eravamo completamente scombussolati, dovevamo ancora rimettere sui libri diverse, ci siamo chiuse in studio per fare questo connubio di informazioni tra la dance, la 80, cover, Donatella, quindi abbiamo detto facciamo questo e abbiamo partorito Donatella, ma a breve insomma, ci saranno altre novità ovviamente, sì, inedite, non ci fermiamo. Vi posso chiedere se il genere sarà più o meno, io non so, come vi definireste, vi definirei tipo electro dance pop, non lo so. Allora, noi abbiamo dal pop americano, cioè, ti parlo solo di sonorità, Sì, sì. Il nuovo stile di Rihanna, Miley Cyrus, solo a livello stilistico, alla dance, quindi un mix di queste cose, potresti trovare dal pop americano alla... Ma dance poi... È sempre una dance non troppo cassettona dritta, non quella cosa lì, una roba un po' rivisitata in chiave elettro, sì, infatti. Sì, cioè già qui il genere è quello, però diciamo che io ho sempre detto che ogni brano ha un po' una storia a parte, nel senso che dipende anche dall'andamento del tuo stato d'animo, delle tue esperienze. Cioè se a me capita una cosa che mi sconvolge, sia positivamente che negativamente, e mi va di scriverla, non do un filo logico a tutte le mie canzoni, proprio seguo quello che è il nostro istinto, ovviamente all'interno di noi, insomma, l'energia diciamo che rende sovrana. Però ci piace insomma raccontarci all'interno delle canzoni. Ma anche emozionarci, cioè io ho anche canzoni esatto. che emozionano piuttosto che mi facciano ballare, queste sono le due cose. Ok.
E a proposito invece della vostra esperienza all'isola, quanto vi è mancata la musica durante quell'esperienza e se quando avete finito vi siete proprio subito buttate, penso prima sul cibo, poi magari... Sì, io diciamo che all'interno dell'isola ho visto che non ho fatto vedere molto, in realtà ho visto un po' anche dell'isola, non ho avuto ancora il tempo di mettermi con calma davanti alla televisione e guardarmi, ho un po' paura di guardarmi, anche perché oltretutto volevo dire che mi ero spaccato anche un dente e lì non lavandoti... Avanti con l'acqua salata, il mio dente era grigio, quindi di guardarmi sorridere, immaginando che mi stava secondo me. Avevo smesso di sorridere, cioè in diretta, rideva, faceva la mano. Niente, no, la musica tantissimo, diciamo che però con io con le pentole mi facevo un po' di musica. Ah, cantava, sì. Hanno tagliato, non chiedetemi perché erano molto brave. E quindi no, il nome mi sono quedato, poi ovviamente sì, il cibo, appena diciamo cibo mancava comunque di più, la musica, noi cercavamo, cioè potevamo comunque cantare, cantavamo, il cibo non si poteva mangiare, quindi comunque... Ma anche perché no, effettivamente prima della prima puntata eravamo in hotel e c'era questa chitarra, io sono un po' malinconica, cioè ho un momento di troppa felicità o un po' di malinconia. E quindi mi metteva molta malinconia l'idea di comunque già la chitarra abbastanza triste come sì. Cioè perché tipo faceva ok sì. Però comunque un po' quegli accordi, no? Un po' sì. E quindi io sentendo dall'altra parte del mondo dovevo partire un programma, boh, la situazione ovviamente non sai come andrà. Quindi ho detto grazie al cielo sull'isola non ci sarà una chitarra, perché a volte è meglio, perché la musica comunque ti porta anche ad avere ricordi. Quindi ho detto grazie al cielo non c'era la musica, l'ho scoperto prima di partire, grazie, perché altrimenti veramente no. E come definireste questa esperienza all'interno del vostro percorso musicale? Perché magari tanti artisti potevano essere spaventati, no? Di fare un'esperienza simile. Dell'isola. Sì. Che è un po' molto televisiva, diciamo, in questo senso. Invece, ma guarda, ti costerà che non ho venduto milioni di dischi prima di andare sull'isola, non mi ero fatta questi grandi problemi, nel senso che se è destino che continui a fare musica per tutta la vita lo sarà, se no non è l'isola a determinare secondo me un successo o un insuccesso musicale. Noi abbiamo 21 anni, abbiamo fatto X Factor, è uscito il primo disco nel 2013, poi è stato il testimone del Massimo a Spagna e Messico, è uscito un altro singolo italiano, cioè noi abbiamo un pubblico che ci segue e sa che da noi si può aspettare qualsiasi cosa, perché non abbiamo tutte queste rigidità stilistiche, piuttosto che abbiamo sempre sognato di fare radio, è una cosa che io non mi precludo se dici di fare, piuttosto che cioè non sono però così presuntuosa da dire che farò televisione, cioè questo non lo so, noi cerchiamo di fare al meglio quello che vogliamo, che ci piace fare, perché abbiamo 21 anni e sappiamo che questo è un periodo storico in cui i giovani veramente riescono poco a fare quello che amano fare, ed è la verità. Abbiamo fatto comunque anche noi molta, molta fatica in questi 3 anni a fare ciò che volevamo fare, quindi il fatto di potersi godere un'esperienza unica, perché veramente l'isola è un'esperienza unica, da potersi portare dietro per sempre, non credo che sia male. No, ma poi io credo che proprio l'isola sia una cosa a parte, cioè non è un'esperienza che racconta quello che tu sei, quindi ti esponi e anzi, la paura sì, non è sicuro di andare sopra quello che è la tua linea musicale o quello che tu fai nella vita, anzi la paura è proprio magari di dire cavolo, ma mi metto proprio a nudo, quella era la mia paura, perché non mi conoscevo neanche in quelle vesti. E ho detto cavolo, però alla fine è forte. E non tutti magari hanno il coraggio di dire vabbè, ho voglia di mettermi a nudo davanti a tutta Italia. E l'affetto poi è stato effettivamente gratificante al massimo, perché l'affetto al ritorno dall'isola abbiamo capito che effettivamente c'era un sacco di gente che ci ha seguito e sostenuto, quindi tutto di guadagnato. Sì, sì, infatti. Poi ripeto, a 20 anni non c'è una cosa che secondo me sconta un'altra, cioè quando tu hai un sacco di sogni, un sacco di tasselli che comunque ti piacerebbe colmare, poi noi siamo molto curiose, quindi non vedo nulla di negativo. Quindi anche in futuro non direste no se verrà un'offerta di un programma televisivo che comunque vi intriga, anche vi vedete molto un po' così. Sì, dipende, non è che adesso ogni mese vado a fare un reality dall'altra parte del mondo, cioè sappiamo anche noi cosa vogliamo, abbiamo tutti i nostri impegni, abbiamo un team che lavora per noi, perché ora va bene che siamo un po' sterminate, però esatto, la televisione è un programma televisivo, credo che... Sì, magari un programma musicale anche, ma io vi vedrei, sì. Ma perché noi, non sappiamo se piacciamo lui o no. Infatti, guarda, perché se ci chiedono tutte queste proposte, cioè mi fa un po' ridere, perché dico,
è ovvio che ci piacerebbe, ma dobbiamo essere anche noi stessi all'altezza, e noi, perché tutte queste che ci vuole anche, noi cerchiamo di fare il nostro bene e speriamo di essere all'altezza di situazioni e circostanze. Ma saremo bravissimi, sì, a condurre tantissimi programmi in televisione. Non lo so, però se ci vuoi portare fortuna, noi possiamo sfidare. Sì, vi porto fortuna, io ci vorrei vedere in televisione un programma frizzante, musicale, così. Programmi, perché le città, se ce lo so. Anche se aspetto impaziente il vostro disco, devo essere sincera, mi piace molto. Va bene, grazie mille, grazie e in bocca al lupo. Incredibile, grazie.